Grazie agli organizzatori di questo convegno di aver dato uno spazio ad Arexpo per presentarsi. Avevamo previsto una comunicazione a due voci, la dottoressa Felicetti, che è il direttore generale di Arexpo, ha avuto un imprevisto, ma credo anche che per portarvi alla fine dei lavori di stamattina, di questa mattina, cercherò di sintetizzare il più possibile e anche portare alcune considerazioni che lei avrebbe sicuramente fatto meglio di me. Allora, innanzitutto Arexpo viene dopo, insomma, e quindi è giusto anche che chiuda questa mattinata. Sicuramente forse non tutti hanno un'idea di che cosa sia la società Expo, di che cosa stia facendo Expo. È giusto che i riflettori, come ricordava prima il vice sindaco, siano soprattutto su questa avventura. Forse sfugge qualche considerazione su Arexpo che forse vale la pena fare. Intanto molti l'avvertono come una società gemella di Expo, e in parte è vero, in parte, come tutti i gemelli o con molti gemelli, è diversa a partire sostanzialmente dall'assetto dei soci, in quanto la società Arexpo, che è piuttosto giovane, è stata costituita nel 2011, ha un assetto definitivo dal 2012, è partecipata dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, che hanno una quota paritaria sostanzialmente del capitale pari a circa il 35%, dalla Fondazione Fiera, dalla provincia di Milano e dal comune di Rho. La Fondazione Fiera in questa compagine è l'unico socio privato, come potete vedere. È una società assolutamente leggera che si avvale per lavorare delle strutture dei soci, e il suo compito sostanzialmente consiste nella valorizzazione sostanzialmente dell'area e di una cessione sostanzialmente a un soggetto attuatore che sarà selezionato, come dicevamo prima, attraverso un bando di gara. Questo è un po' la cronologia sostanzialmente del progetto Expo, e serve un po' per capire come le attività in realtà della società Arexpo si intrecciano al processo attuativo di Expo, in quanto questa società Arexpo è la proprietaria delle aree su cui si farà l'esposizione universale, e che in questo momento sono concesse ad Expo in diritto di superficie, lo saranno fino, come vedete, al giugno del 2016, perché Expo ha anche delle attività di smantellamento, soprattutto legato ai padiglioni dei paesi. Comunque dal 1 novembre 2015, quindi prima che scada il diritto di superficie, Expo potrà comunque intervenire sul sito per promuovere ulteriormente il riassetto dell'area. Questo sostanzialmente è il piano di azione di Arexpo, quindi avvalendosi soprattutto per il master plan delle strutture del Comune di Milano, la società in questa fase, lo vedete, quella striscia verde, insomma, che sta tra il 2013 e il 2014, sta elaborando il master plan per il post Expo, e quindi sta curando sostanzialmente quelle linee guida che porteranno alla gara per selezionare, come dicevo prima, il soggetto attuatore. Una volta selezionato il soggetto attuatore, la gara, come vedete, quella linea invece rossa, quel segmento rosso che dal 2014 al 2015 stringe sostanzialmente i tempi per l'individuazione appunto di questo soggetto, poi svilupperà insieme al soggetto attuatore quel programma integrato di intervento che ne definirà i contenuti
urbanistici definitivi. Quindi il tema è quello di non solo indicare inizialmente quali sono i presupposti per la trasformazione dell'area, però anche portare verso un accompagnamento questi presupposti, la progettazione, lo sviluppo dell'area, fino poi alla cessione definitiva delle aree. Questo naturalmente condividendo tutto il processo con le amministrazioni coinvolte e con i territori, perché come abbiamo cercato di indicare anche dal titolo di questa comunicazione, riteniamo che la trasformazione di quest'area sia una sfida e sia un momento molto importante per i territori della regione urbana milanese, quindi vada vista dentro un orizzonte che non riguarda solo il comune di Milano o comune di Rho, ma riguarda in realtà quella realtà urbana che noi abbiamo sotto gli occhi di tutti e della città contemporanea dentro la quale noi viviamo. E questa è un'immagine un po' complicata, ma che ci fa capire dove siamo oggi dal punto di vista dell'organigramma dei tempi e come appunto siano intrecciate le due operazioni di Expo e Post-Expo, e come in qualche modo il programma che abbiamo davanti vedrà entro il novembre 2013 la stesura delle linee guida del Masterplan, l'avvio della gara tra il gennaio e il febbraio del 2014, per poi conseguire la progettazione del programma integrato di intervento tra il 2015 e il 2016 e quindi arrivare all'appuntamento del giugno 2016, quando scadrà sostanzialmente il diritto di superficie, con un progetto da realizzare. Noi per costruire questo progetto sostanzialmente non partiamo naturalmente da zero, partiamo da un accordo di programma che è stato sottoscritto nel 2011 e che comprende oggi l'ambito sul quale si sta concentrando sostanzialmente l'attività di progettazione in questi mesi. È un ambito che vede interessati come comune sia il comune di Rho sia il comune di Milano, è un ambito di circa 1 milione di metri quadri. L'accordo di programma prevede, non solo in fase Expo ma anche in fase post-Expo, alcune regole di trasformazione che dovranno essere messe alla prova dal progetto che stiamo conseguendo e che conseguiremo poi anche successivamente con le progettazioni future. L'indice, ma semplicemente per ricordarlo, che l'area ha dal punto di vista della disciplina urbanistica dell'accordo di programma è 0,52 metri quadri su metro quadro, è prevista anche una quota di housing sociale e il mix funzionale a cui viene riferita è un mix che vede in qualche modo un largo campionario di funzioni urbane, ma presidia soprattutto funzioni relative ad attrezzature e servizi generali. Quando alla scadenza del diritto di superficie Respo rientrerà in piena ed esclusiva proprietà delle aree, sostanzialmente potrà sviluppare questo tipo di progetto. Le linee guida che stiamo elaborando partono da due presupposti fondamentali che cercherò di sintetizzare, visto che il tempo in qualche modo passa. Intanto si orientano a una piena valorizzazione dell'eredità, non solo immateriale, ne abbiamo parlato un po' stamattina, ma anche fisica concreta, era una delle domande che è venuta dalla sala dell'Esposizione Universale Milanese. Come sostanzialmente recuperando il più possibile di ciò che oggi Expo sta realizzando sull'area. E questo non è solamente un tema che probabilmente può sollevare questo atteggiamento di pragmatismo che è una fase di crisi di mercato urbano naturalmente sollecita, ma è anche una cultura aggiornata
verso la valorizzazione degli investimenti pubblici e anche verso un riuso virtuoso degli interventi in corso per attrezzare il sito. Prima si diceva appunto quanto sia importante sostanzialmente riaffermare la cultura del riuso, del restauro. Io credo che questa fase di crisi urbana porta con sé in modo, ne ha parlato anche il vice sindaco prima, un tema della capacità di riutilizzare l'esistente, la capacità di aggiustare le cose che già esistono, riadeguarle. Abbiamo visto anche nella mattinata come si possa intervenire sul costruito. In fondo le città si sviluppano per sedimentazione, per continua sostanzialmente crescita sugli strati di fase precedenti, e anche questa per noi è una sfida che deve essere colta. L'urbanizzazione che viene fatta del sito, l'attrezzatura del sito, è un'attrezzatura importante che può essere pienamente recuperata, e così può restituire sostanzialmente ai territori metropolitani e alla regione urbana milanese un suolo infrastrutturato subito dopo la fine dell'Expo, adeguato anche in parte energeticamente e idoneo alla messa in valore di interventi che hanno come primario obiettivo quello di rafforzare l'armatura territoriale della regione urbana milanese. Questo consente di fare un'ulteriore operazione che è quella sostanzialmente di pensare a un programma di riuso che consenta di rimettere immediatamente in circolazione, di rimetabolizzare subito l'uso di quest'area, in modo tale che si possa evitare sostanzialmente di chiudere Expo e abbandonare il sito per un tempo, per un cantiere lungo che lascerà dimenticare quest'area, e quindi passare subito la staffetta mantenendo il presidio del territorio. E quindi l'organizzazione del master plan, che non è solamente un disegno formale, ma è un processo che stiamo cercando di conseguire come processo virtuoso di legacy, di eredità di questo sito, con questa immagine fa capire come parti dell'Expo durante la cantierizzazione della fase di smantellamento possono essere tenute in vita in relazione con la città. E questo è un obiettivo che in qualche modo riteniamo importante, che consente di porre a sfida anche le culture, come posso dire, della progettazione dello spazio, e anche le culture dell'architettura e dell'ingegneria. Nelle regole che prima ricordavo dell'accordo di programma, ne ho trascurata una per riprenderla su questa immagine, che è quella che prevede sostanzialmente che l'Expo, o almeno un ripensamento corretto dell'Expo, consenta di poter offrire a questi territori un grande parco tematico. La disciplina dell'accordo di programma prevede che per più del 50% delle aree investite da questa trasformazione si possa pensare a un grande parco tematizzato, che probabilmente dalle prime valutazioni e da questo lavoro sostanzialmente che si sta facendo anche proprio sullo spartito dell'Expo che si sta realizzando avrà una collocazione nella parte orientale dell'area. Vedete questa grande bolla che è su quello che sarà l'eredità Expo in termini di manufatti e di infrastrutturazione. Un parco fruibile collettivamente, ma che può avere anche tematizzazioni varie. Quindi quei temi che possono essere ripresi all'interno del lavoro che sta svolgendo Expo 2015, agroalimentari, culturali, scientifici, divulgativi, anche educativi, potrà essere ospitato all'interno di questo parco. E questa è un'immagine che noi abbiamo lanciato proprio cercando di raccogliere, col bando che ha cercato di raccogliere, le manifestazioni di interesse sostanzialmente per ricevere
idee, ma soprattutto per cominciare a far partecipare le città e i territori ai contenuti sostanzialmente di questo parco, che è un parco della regione metropolitana. È un parco che è quasi più di 40 ettari, ma nelle sue estensioni è anche molto più grande. È un parco grande come Parco Sempione, e se parte del decumano che erediteremo da Expo sarà messo ancora in esercizio sostanzialmente, soprattutto dal punto di vista delle relazioni della mobilità dolce, sostanzialmente è un sistema grande come Parco Sempione, come Corso Sempione. Vedete questa immagine, ma non è solo un parco per Milano, è un parco molto integrato all'offerta. Questa è solamente quella del nord-ovest, per farla vedere in un'immagine molto, molto sintetica, ma si apre ai parchi regionali e si apre al parco sud anche in temi di relazioni. Infatti il tema di come si accede all'area, come si entra, come si fruisce anche dal punto di vista della mobilità lenta è un tema per noi molto importante. Come dicevo, abbiamo voluto subito aprire con una consultazione ampia e l'avviso per le manifestazioni di interesse è stato per noi un momento importante. Non era una gara di progettazione, hanno partecipato diversi soggetti che non erano solamente progettisti, portando sostanzialmente alcune idee importanti. Questi sono i caratteri dell'avviso, quindi il tema era quello di tenere insieme naturalmente sia temi che ereditavamo da Expo, sia temi invece nuovi, come per esempio tutto il tema fruitivo, sportivo e di intrattenimento, che era un tema particolarmente importante per le caratteristiche dell'area. Come dicevo, non era un concorso di idee, così è stato vissuto. Abbiamo chiesto anche che potessero partecipare soggetti che avevano ipotesi di gestione e di riuso. Abbiamo ricevuto per ora, nel senso che pur non essendo competitivo abbiamo non solo lasciato aperto per quasi 2 mesi questo bando, ma poi abbiamo riaperto i termini e in fondo abbiamo ricevuto anche dei suggerimenti e delle ulteriori indicazioni quasi al limite o fuori termine. Sicuramente alcune precisazioni anche dei progetti, perché questi soggetti li abbiamo anche incontrati e abbiamo chiesto di specificare meglio le ipotesi che venivano avanti. Credo che queste ipotesi siano in linea e soddisfino quest'idea di multitematicità del parco. Non posso naturalmente in questo breve periodo raccontarvi i contenuti, forse può essere suggestivo leggere alcuni titoli, però è stata una consultazione per esempio che ci consente di mettere a frutto alcune idee, ci consente di mettere a frutto anche alcune candidature, se non di gestione, però di essere impegnati nello sviluppo anche di piccole parti del progetto del parco, e quindi questi saranno elementi che noi tradurremo all'interno del bando per le linee guida, perché questo è il programma che abbiamo davanti. Quindi entro novembre 2013 arriveremo alla definizione delle linee guida, ci sarà un altro momento di pubblicizzazione, di coinvolgimento dei territori e dei cittadini sulle linee guida e sul master plan, pensando naturalmente che la procedura concorsuale di evidenza pubblica sarà un concorso internazionale in cui noi chiederemo naturalmente di avere e ricevere soluzioni anche di urban design, ma di contenuti innovativi per lo sviluppo di queste aree. E naturalmente il valore di questi contenuti sarà la condizione principale nella selezione dei progetti vincenti, quindi sperando sostanzialmente di sviluppare, individuato poi il soggetto, i soggetti attuatori che parteciperanno a questo bando, di sviluppare un progetto quindi definitivo e impegnativo, e quindi poter riavviare anche con una fase
come dicevo, di avvicendamento e di riapertura immediata del sito, anche questo tema del fast post, cioè di un'apertura in corsa, di tenere sempre in vita questo sito anche quando finirà l'evento, è una delle questioni che noi mettiamo in gara, quindi soggetti che sapranno disporsi meglio rispetto a questo obiettivo sicuramente saranno tenuti in considerazione e quindi poter arrivare entro 2016 alla scadenza del diritto di superficie con un progetto. Questo vuol dire naturalmente mettere in campo una serie, come posso dire, di competenze, di contributi anche dall'esterno, di anche aggiornamenti del proprio profilo e della propria capacità progettuale, secondo me molto ampia, e quindi per questo noi speriamo che il lavoro che stiamo facendo sia un lavoro per un cantiere importante per il futuro della regione urbana milanese. Grazie. È molto interessante quello che hai delineato, però non è emerso, forse non, ci vorrebbe più tempo, dedicare più tempo, quello che ha già anticipato il vice sindaco, che forse è l'elemento che poi interessa di più del post, cioè la gestione, l'obbligo della gestione di quello che sarà il post, perché le idee sono molto interessanti, però poi il fatto di gestire appunto queste aree che in Italia a livello nazionale vediamo che ci sono buoni intenti quando si realizza, però poi il problema è la gestione e la manutenzione, mantenere il bene come tutte le cose, bisogna carburarlo e far sì che come a livello europeo poi ci sia il mantenimento, per cui da qui a quello che sarà il 2020 piuttosto che più anni, il fatto che ci siano dei costi e quindi che poi non si traducono in cattedrale del deserto, che a livello nazionale ne abbiamo tanti, per cui il fatto di incidere parecchio sulla gestione, che qui non è emerso, cioè il parco ha dei costi, 40.000 ettari, comunque la manutenzione del verde, quello che può essere appunto l'intervento, dopodiché chi cura cosa, no? Chi fa che cosa, e quindi come noi vediamo già nel nostro, a Milano, come grandi realtà, come dice il Parco Sud piuttosto che altre realtà, poi è sempre la gestione, se ci sono le risorse, la manutenzione, se non ci sono si fa quello che si può. Ecco, incidere su questi aspetti che appunto possiamo avere comunque uno spessore a livello europeo e poi non calarci da qui a qualche anno come altri interventi che rimanga, sì, buoni intenti, buone procedure, però poi se non ci sono appunto le obbligatorietà da parte di chi assume l'impegno, si rischia un'altra volta di non avere quello che invece sarebbe da mantenere. Grazie. No, hai toccato un elemento fondamentale che tra l'altro era molto presente nelle manifestazioni di interesse, nel senso che nel bando si diceva proponete sostanzialmente degli usi che stanno nell'ampia possibilità che offre quest'area e proponete anche dei profili di gestione, naturalmente dei semplici profili di gestione che poi potevamo approfondire in una fase successiva, in parte l'abbiamo fatto, perché poi pensiamo in realtà che sicuramente una gestione unitaria può avere un senso, ma anche la gestione di altre parti, infatti il bando era sul parco ma anche su tutte quelle che potevano essere attrezzature generali sostanzialmente dell'area. E, o configurabili sull'area, quindi il recupero degli edifici, il recupero degli edifici permanenti oppure il recupero anche di edifici che non sono nati per essere permanenti ma che potrebbero diventarlo, quindi ulteriormente allargando la legacy sostanzialmente di Expo e nel post-Expo. Il tema della gestione è un tema sostanzialmente che noi presidieremo nelle linee guida in modo molto evidente. Devo dire una cosa però, e credo che nell'accezione anche dell'accordo di programma di questo parco tematico ci sia tutta la consapevolezza di che cosa vuol dire sostanzialmente avere un parco così grande in un'area che
insomma qualche tema di enclavizzazione ce l'ha e quindi e sarà un parco che dovrà tener conto anche di questo elemento, che è molto importante. Quello che avete visto anche nei titoli delle manifestazioni di interesse, molti indicavano la cittadella dello sport, la cittadella della cittadella. Questo tema della cittadella volevamo un po' forzarlo, nel senso che la cosa principale è che questo parco deve essere essenzialmente un parco fruibile, quindi la cittadella di solito è sempre qualcosa che si chiude in se stesso e invece deve diventare un elemento fondamentale per, e forse l'elemento motore del disegno, l'elemento ispiratore del disegno del master plan definitivo dell'operazione di urban design che sarà fatta nell'atto, diciamo, conclusivo del progetto. Quindi dei profili di gestione noi li richiediamo anche al soggetto attuatore. Io devo dire che i contenuti pubblici non si fermano solo a questo 50% vocato sostanzialmente a un grande parco, ci sono molte altre aree che si giocano, diciamo, con un carattere generale, e quindi questo mi consente di dire che il contenuto del master plan è un contenuto per un territorio metropolitano, un contenuto prima di carattere generale, che interessa più o meno tutti i cittadini e continuerà a interessare tutti i cittadini. Per questo riteniamo che i profili di gestione siano particolarmente importanti e che il soggetto attuatore debba anche individuare dei profili interessanti, lasciando però sempre il parco ai cittadini.